Sicilia, senza nessuna pretesa, ti cercai altrove, invano, mi sottrassi a te, peraltro, camminando per le strade del mondo. Mi inciampai più volte e più volte ti vidi. Là mi accorsi che non eri mai andata via. In un attimo tutto mi fu chiaro. A modo mio, non ti avevo mai persa. Bene, questo brano è tratto dal libro 40 anni in versi, un viaggio introspettivo che tocca in maniera profonda e mai banale i luoghi dell'anima. E il poeta che l'ha letto era è Francesco Basile, che fra le altre cose, non fra le altre cose, ma per sottolineare ancora di più, non solo l'ha letto magistralmente da grande attore che è, ma anche è l'autore, è il ricavato, anzi potete comprare questo libro perché è in edicola, giusto? Sì, no, in edicola, in libreria. Sì. Vabbè, ma qua la libreria ce n'è una sola, l'altro su edicole. Effettivamente. No, va bene. Comunque in libreria lo troverete, ma non soltanto, oltre che ad avere il piacere di leggere queste sue riflessioni, queste sue bellissime poesie, e questa era soltanto dedicata alla Sicilia, ora magari poi ne ascolteremo un'altra, il ricavato di questo libro va devoluto a Emergence, l'ho letto giusto? Emergence. È l'accento è quello che mi frega. L'associazione di Gino Strada, sì. Ora, a verità. Ora, io dico, l'ho lasciato in pigiama, ma io l'ho lasciato in pigiama, Francesco, in pigiama, e l'ho trovato un bravissimo poeta. Ecco, quando poi si dice, vabbè, lui non ne ha bisogno, ma diamo anche qui noi lo spazio ad uno che già è, diciamo così, professionalmente già è conosciuto, perché non è l'unico libro che ha scritto, ne ha scritto anche altri che ora lui ne parlerà. Francesco, vedi, con Francesco Basile voi dovete pensare che noi abbiamo dei trascorsi anche da attori televisivi, perché abbiamo fatto una serie televisiva di 10 puntate in una televisione privata qua del territorio, e insieme alla nostra carissima, che noi salutiamo, Liliana Beninato, sì. E abbiamo fatto due in pigiama, di cui io facevo il rompiscatole del maggiordomo che disturbava questa famiglia, questa coppia che voleva dormire in Uria, non per ciuppicca, perché in realtà era maligno, perché voleva fare qualche cosa, ma io glielo impedivo. Oltre che a un certo punto Liliana si cercava sempre delle scuse, e nel momento in cui forse ci poteva essere qualcosa, io da maggiordomo rompevo le scatole. Ebbene, quindi io lo conosco, però devo dire la verità, ne sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che lui ha scritto questi non solo i 40 anni in versi, ne ha scritti anche altri, ma sono dei bellissimi versi. Allora, Francesco, non sapevo questa tua vena. Allora, eh sì, perché noi ci siamo lasciati in pigiama, appunto, in pigiama, con quella sitcom, sì, scherzosa, però in realtà la poesia o l'arte comunque mi accompagna da quando ero piccolino, uh-huh, e la scrittura in particolar modo, e appunto questo non è il mio primo libro, in precedenza ho scritto Anima, era appunto il primo, nel lontano 2009, e non eravamo ancora in pigiama. Non eravamo in pigiama, non eravamo, 2009. Nei preparativi. Sì. Poi nel 2016 uscì appunto Qualche passo dopo l'anima, che è stato il secondo, e adesso in estate, proprio a fine luglio, è uscito 40 anni in versi. Mi fa piacere dire una cosa, sempre con la stessa casa editrice, la Chimeric, che saluto e ringrazio, perché a volte i matrimoni ben riusciti vanno portati avanti, certo, no? Certo. In un'epoca come questa, insomma, uno si lascia, si piglia, invece in questo caso, almeno dal punto di vista editoriale, il matrimonio è ancora valido. Finché morte non vi separa, insomma. Cioè, come già me l'hai augurata prima, no, perché no, mi hai detto era, ma poi è. Allora, da dove parte praticamente questa riflessione? Io ho letto prima proprio da
da un viaggio introspettivo, è chiaro, a un certo punto si capisce anche, nei luoghi dell'anima. Vedete, vedi, in un momento così particolare, fra le altre cose che noi stiamo attraversando, ne abbiamo tanto bisogno di riflessione. Questo periodo ci dovrebbe, ecco, come dire, lo dovremmo prendere come momento di riflessione della nostra vita, magari per riniziare una vita, non per forza tutta diversa, ma naturalmente cercando a un certo punto di correggere gli errori. Dovrebbe essere un momento di riflessione, visto che è un momento, diciamo così, in cui si fa poco, si è impediti, diciamo così, a fare, e si è anche, però c'è un fatto positivo, cioè si è meno distratti, perché uno sta più a casa, quindi è un momento riflessivo, questo ci dovrebbe consentire. Quindi che cosa tu ci vuoi parlare di questa tua, diciamo così, ecco. Ma quelle sono parole tratte dalla prefazione di Mary Tagliazucchi, giornalista del Tempo, che ringrazio e saluto per aver speso delle belle parole nei miei confronti. Ma in fondo il poeta che cos'è? È uno che va un po' a cercare, a indagare all'interno di se stesso, del proprio pensiero, della propria anima, quello che vuole raccontare. E la poesia è questo, la poesia è un appunto un cercare, un esplorare anche al di fuori, con le note che passano dentro di noi, anche al di fuori, quello che vediamo. E tutte queste diapositive, perché a me piace sempre pensare che la poesia è come un'istantanea di vita vissuta, queste poesie poi da immagini mentali che i nostri occhi hanno filtrato diventano lettere, diventa inchiostro, si deposita su un foglio. E se Dio vuole, ne nasce un libro. Beh, perfetto. Ha descritto esattamente, e naturalmente uno, diciamo così, tutto questo avviene nella misura in cui uno è riflessivo e quindi vuole fare uscire fuori dal suo corpo, dalla sua anima, quello che c'è dentro. E noi però diamo un momento di musica per cercare di farvi riflettere. Allora, continuiamo con il nostro poeta Francesco Basile. Per restare in tema con il Basile, una famiglia più allargata. Sì, è una famiglia allargata. Allora, bene, i tuoi progetti, perché in questo periodo, anche se siamo in un periodo, come si chiama questo qua, periodo di resilienza, come? Sì, in un certo senso. Sì, insomma, però noi dobbiamo approfittare non per farlo trascorrere così inutilmente, ma per progettare il nostro futuro. Tu progetti per il tuo futuro? Arrivare alla pensione, no? Io ci arruai, però lo sai, mi sono intro. Beh, diciamo che mi sono dovuto fermare, io stavo presentando il libro, l'ultima tappa era stata Roma l'8 ottobre e c'era appunto l'idea di andare a Palermo a novembre, ma poi purtroppo le cose sono peggiorate per via del Covid, quindi diciamo che i progetti per il futuro sono che dovevo continuare questo cammino inversi, sì, io ho capito, che a volte chiamo anche cronotappa inversi, tipo Giro d'Italia ma con le poesie, sì, facciamo, certo. Però purtroppo al momento siamo, come si dice, fermi, ecco, fermi, perché sì, non si può, noi facciamo assembramento, non possiamo, difatti anch'io sono, diciamo così, fermo, c'ho la, come dire, la fortuna, insomma, di avere questo spazio nella radio, ma per quanto riguarda per spettacolo eccetera siamo fermi, siamo tutti fermi. Siamo pericoli pubblici. Siamo pericoli pubblici e purtroppo, guarda, io mi dispiace per tanti, non soltanto grandi attori, che quelli riescono, insomma, a sbarcare il lunario perché hanno magari maturato la pensione. Ma maturato, insomma, magari qualche sudicino, mi si dice. Ma tu te lo immagini, i macchinisti, tutto quello che c'è dietro il teatro, il cinema, quelli che campavano con il mese, insomma, che riuscivano soltanto ad avere la mensilità. Oggi si trovano in grande difficoltà. Sì, anche perché quelli sono stipendiati. Quindi, ma non c'era una cassa integrazione, c'è stato tutto un po' di casotto. Comunque, purtroppo bando, diciamo così, alle cose, pensiamo alle cose belle, pensiamo, diciamo così, a quello, al nostro futuro. Allora, però io ho capito che tu
insomma, ecco, in questo periodo stai riflettendo per superare questa fase ed essere ed uscire, diciamo così, marzo, aprile, insomma, in primavera, più forte che prima. Speriamo. Intanto presentando ancora questo libro, questa è un'occasione, anzi noi la invitiamo i nostri radioascoltatori a comprarlo perché è un bel libro, poi ascolteremo un'altra poesia, sì, prima di salutarci, 40 anni in versi di Francesco Basile. Che potete trovarlo online anche su Mondadori Store, Feltrinelli, IBS, il sito della Chimeri, della casa editrice, insomma. Oh, si può fare pubblicità, parente e non parente? Sì, no, nel senso tranquillo, perché il regista Basile mi guarda male in famiglia. Poi naturalmente ti arriverà, come si chiama, la fattura. Certo. Ecco. Tu puoi fare la pubblicità e poi la pagherai. Fatturiamo. La pagherai come se la pagherai. Lo immagino. Allora, prima allora di salutarci, sì, con Francesco Basile, noi ascolteremo un'altra sua poesia, tratto sempre dal libro 40 anni in versi. Sì. Tra Eros e magia. Guardavano le stagioni susseguirsi, gli attimi succedersi, il caldo seguire il freddo ed il sole far posto alla luna, ma erano estranei a tutto. Vivevano sospesi su di una realtà tra Eros e magia, tra il nulla ed il tutto, a volte compagni, a volte estranei, a volte schiavi di ciò che sembrava all'apparenza renderli liberi, prigionieri dentro una gabbia dorata, appena a due passi dal mare. Bene, Francesco Basile, 40 anni in versi.